Eder, Mech, Pallister. Io vorrei vedere o sentire la sensazione quando rientro lì dentro, forse è una sensazione tra madre e figlia, un sentimento che non posso spiegare, non so come spiegare. Da quando io sono entrata la sua camera della porta era aperta, non l'ho visto lei nel letto. C'era qualcuno che era proprio lì alla porta e non voleva che entri nella sua stanza. Il cambio con mia figlia per me non è vero. Ho mia famiglia, una famiglia tranquilla, e ti parlo di me, della mia mamma, di mio babbo. Non abbiamo problema con nessuno, non abbiamo questa cosa che qualcuno voleva prendere a mia figlia. Tu lo conoscevi quest'uomo che ora è detenuto in Perù? È peruviano come io. Tutti conosciamo a tutti, però non è che il mio amico, non è che abitava con me. E sappiamo anche che tu hai avuto una relazione con un uomo che proprio quel giorno è partito per la Romania. Lui è andato al suo paese lo stesso giorno, nella mattina. Lui è partito verso le 9 della mattina. La verità sta vicino, amore mio. Prima o poi ti troverò. Prima o poi tu ritornerai a casa. Sia come di qualsiasi maniera tu tornerai a casa. Mi piace con tutto il cuore. Io non sono niente, lei lo sa benissimo. Quando è distrutta la bambina, è arrivato a casa mia a domandarmi che non trova la sua figlia. C'è stato guardato tutte le istanze e non ci ha trovato niente. Io non lo so niente, perché ti spiego che l'otto mi hanno fatto la chemioterapia, è stato 2 giorni a letto. Io eravamo in casa, io non lo so niente. Lo so che è arrivata la mamma a dirmi non trovare la bambina. Ci ha stato a controllare tutte le istanze, poi è arrivata anche la polizia e non si è trovato nessuna traccia di questa bambina. Può andare anche dove vuole, la macchinetta della verità, come arrestarmi, io non lo so niente, non può dire lei che lo so qualcosa. Stiamo cercando, ma lo sai che mi accusa per niente, a me, proprio a me, Romena, non lo so niente. Le auguro a trovarsi sua bambina con la famiglia sua stretta. Che sua famiglia stretta lo sa, e cucini e sua famiglia lo sa dove è bambina. Dice la mamma a dire la verità, per favore. E accusa tutti, non solo io, tutti pensiamo questa cosa. Come mai bambina era giocando con tutti i bambini e suo fratello insieme e prende solo sua figlia, di 43 bambini? Spiegami te. E me lo può mandare più presto tutto, verità, la polizia, a sua famiglia. Stretta, il suo zio che faceva, dove eravamo quando la bambina giocava in cortello? Come, dove era il suo zio? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.